Sì, mister, oggi è arrivato un pareggio, ha curato un campo difficile. La squadra ha iniziato il primo tempo chiusa, che era un po' chiusa, poi dopo il secondo tempo vi siete sbloccati in attacco e avete pure rischiato di vincere la partita con la traversa che ha preso Roseto. Beh sì, diciamo che il secondo tempo abbiamo giocato con più intensità, abbiamo giocato più nella metà campo avversario, abbiamo fatto un gran secondo tempo, creando qualche occasione importante, tipo quella clamorosa di Gianluca, ma anche il primo non ci siamo chiusi, abbiamo cercato di giocare, però il campo onestamente non lo permetteva. Peccato, perché quell'occasione clamorosa ci avrebbe portato a una vittoria importante. Sì, questo è il quarto pareggio di fila e in più la squadra non vince dal 21 ottobre. Come si può cambiare questo ritmo? Beh, noi giochiamo sempre per vincere, è inutile, però il calcio ci fa giocare anche con gli avversari, quindi non è facile. Fino prima di queste quattro pareggi si vinceva o si perdeva, adesso sono quattro partite che pareggiamo di seguito. Certo, è importante la vittoria, però è importante ripartire. Adesso abbiamo cambiato qualcosa, ci auguriamo che questa ventata di novità ci possa portare a vincere qualche partita, perché adesso sono importanti i gironi di ritorno, è completamente un altro campionato.